Niente, non mi ha sbloccato niente. Facciamo già il modulo sismico? Sì. Presa d'aria a trapezio. Presa d'aria a trapezio, che è quella che c'ho. Allora, modulo sismico, mi hai detto? Sì. Questo qua? Ok. Ci sono. E uno ce n'è. Arrivo col modulo sismico. Sì. E devi attivare la missione. Qual è? Che la trovi in Taiga Oil, si chiama esplorazione geologica. Ok. Attivato. Ok. Ora tu dovresti andare a dove ti dice di andare la missione, giusto? Sì. In alto a destra che cosa vedi? Scansione il punto nord, scansione il punto sud e scansione il punto ovest. Sì, e quando ti muovi che succede? Come quando mi muovo che succede? Muoviti col camion e guarda lì su. Che vedi? Ai metri. Esatto. Lui non ti dice dove devi andare. Devi trovare tu il punto giusto. E mo? Devi muoverti sulle strade finché non trovi che arrivi a zero. Le strade e fuori strada. Sì, Robin, dove vai però? È il punto nord. Io ho capito, ma cerca di seguire la strada quando sei molto lontano, non andartene già fuori strada. Segui la strada fino a che non arrivi a 100-200 metri e poi inizi ad andare fuori strada. Dove sto andando? Aspetta, ma lassù c'è un potenziamento, l'hai sbloccato tu? No. Vado a prendere allora. E dove sta? Non vedo. È nascosto, lo devi cercare, mi sa. Però in una di quelle casette lì c'è un potenziamento. Eccolo. Almeno rendiamo utile questa sua escursione. E poi torno indietro, ok? Sì. Vabbè, se vuoi andare avanti, non so dove vai, però vai. Contento lui. Oh, è entrato Neirus! Salve Neirus. Bentornato Enrico. È entrato Neirusina, allora mi dite di tornare indietro, eh? Sì, stai laggando leggermente, non so se però è solo Discord. Un pezzo sia solo Discord, perché qua nel gioco non avverto lag. Ok. Neidus, dobbiamo andare a trivellare il cosino. Arrivo, eh. Sì, sì, anche perché devi fare strada tu. Che cosa, Cla? No, dicevo, Nerus lo sa già, vero cosa l'aspetta. Robby, dove stai andando? Senti, perché qua se no stiamo solo a perdere tempo. Di là finisce la strada. E quando me lo dite? Vai? Ma non hai ancora imparato a conoscere la mappa? Aspetta, no. Daniele pure dice che è Discord. Ciao Glygeros, buongiorno, come stai? Tutto bene tu? In questo venerdì matin, accendi i fari perché per i gusti miei già sta a far notte. Ma chi è che si è parcheggiato? Non vedi niente. È Claudio. Allora, vado, verso di qua devo andare. Lo sto andando bene però, è punto nord. Sì. Ma fammi capire, sta macchina che cacchio di macchina è? Che cosa fa? Rileva l'attività sismica. Loro vogliono sapere in che zone della mappa ci sono i metalli. Vogliono fare una triangolazione per capire la concentrazione di metalli. Quindi poi, quando farai la prima scansione, capirai come funziona. Lei veramente mi illumina un mondo. Mi illumina un mondo. No, io semplicemente leggo quando accetto le missioni. Ecco, vede, cosa che io non faccio. È molto errato questo mio comportamentazione. Ma qui ci stiamo allontanando di nuovo però, Ecco, quindi apri la mappa. Claudio, mi sono fermato. Qui ci stiamo allontanando di nuovo, carissimo. Quindi lei capisce che più o meno il punto da scansionare non è qui giù. Quindi dobbiamo girare. Ci sono. In che zona si trova? Ho già messo tutto. Mi sento tipo Bonolis quando a Ciao Darwin facevano la prova del viaggio nel tempo che gli facevano le domande. Quindi leggere è importante come tutorial, sì, infatti. O i fratelli Capone, dipende. Mamma mia, la mitica telefonata. Voglio metterla come GIF, fratelli Capone. Sì.
sì, vabbè, che metti su 10 minuti. Ma vabbè, qualche estratto. Come si chiama un cavaliere piccolo? Il nano. Il nano a cavallo. Sto andando meglio? No. Tu lo devi dire, io non vedo. Stiamo diminuendo, eravamo arrivati a 800. Benissimo. Ciao Daniele 500, eravamo arrivati a 800. Adesso stiamo ricalando. Deve calare, il numero sopra deve calare. Deve calare! Deve arrivare a zero. Già ricalà. Poi quando scenderai sotto i 150 metri inizierà a bippare. Più il bip è frequente e più ti stai avvicinando. Tipo... Così. Te ne accorgerai, ma quelli sono da pupeni. Ciao Alemasi, buona giornata! Che sì, la roccia qua è tutta friabile. Comunque frana, non è che fria. Sto andando bene? Senti? Fammi vedere. 5,27, 5,23, 5,19. Sì, allora, adesso qua siamo in un posto brutto però. Molto brutto, perché io direi di non passate qua, Micheli. No, vai, non farti passa, problemi. Passa vicino ai pali della luce, te l'ho detto. Mi dia un attimo, Ci provo, Ah, lì ci sono i pali della luce. Che so questi? I pali della luce? Ah, ok. Ma guarda, ah, sono gli alberi questi! Mamma mia, prevano pali, raga! Vabbè, ormai quel che fatto è fatto. Sì, infatti. Ma Robby ha fatto la scelta migliore, tu guarda dove sta. Sì, aspetta, vedrai. Porca puzzolana! Pozzolana? Che è la roccia? Hai visto? Sono pantanato, Michè! Aspetta. Sono pantanato! È riuscito a fare impantanare un Azov. Sono pantanato! Si attacchi? Sta fuori dal mio spazio vita. Devi venire più dietro. Stai fuori dal verde. Ok. Mamma mia, meno male Michele qua che... Io ero convinto che quelli erano pali da luce, invece sono alberi. Ciao Checco Monte. Arc lo faremo. Tu queste missioni se le dovessi fare da solo, come faresti? Non le farebbi. Ecco, è un'ottima risposta questa. Come siamo come numero? 4,36. È in calo, sta salendo? No, cala. Beh, ho puntato tutto a nord. Diciamo che stiamo andando a ovest, però va bene. Vai avanti, superami. No, devo andare di qua però, aspetta, devo andare di qua. Cioè in realtà io so dove dobbiamo andare, però non te lo dico. Io non mi ricordo. Io più o meno, perché l'ho fatto qualche giorno fa, ma non mi ricordo esattamente dove. So più o meno la zona. Ma hanno fili, come potevano essere i palli della luce? Perché, sai, io c'ho un po' di miopia e purtroppo a volte... La notte. Capito? La notte porta il coniglio. Michele, la mia domanda è una. Tu sta mannà? Tu devi saperlo, non io. Ah, allora state in una botte di ferro se aspettate me. Capito? E chi è che c'ha lo strumento? Tu o io? Ciao forse DJ Sassi! Dobbiamo metterci anche noi. Buongiorno DJ Sassi, come va? Come la va? Robby è un po' come Schettino, di tutto lo spazio sceglie proprio l'unico posto sbagliato. No, aspetta che qua c'ho dei grossi problemi, Micheli. Aspetta un attimo. Che ti sei bloccato? No, devo capire Donnamo. Okay. Se non ti muovi non lo fai mai. No, devo capire dove sta la strada che non vedo. Forse voi sottovalutate la mia miopia. Io lo so che voi la sottovalutate. Allora. Non è miopia, è cecità. Aspetta, Ciao Fedemate. È colpa della mappa che non Sabrina. Ha lampioni. La tua cecità si chiama Sabrina, mi sa. Come stai, DJ Sassi? Come la va?
Buongiorno Nerus. Ah sì, era Nerus. Chi è che mi suona? Chi è che mi suona? Don Cincischi. 424, 430. Bene, vedo che ci stiamo allontanando. Sì, vabbè, ma ora la strada gira. Turnica, turnica. Se il migliore sempre di più. Allora, si migliora sempre di più, la schiena va molto meglio. Dai! Dai, dai, dice Sassi. Bene, sono contento. Bene. Ciao Dani Manz, buongiorno. Ciao Lapino. No, dice che è tutto normale, sta aumentando, ma mo torna. Perché immagino che sia una curva che esatto. Ci porta verso ovest e poi però torna in su. No, in realtà ora stiamo andando verso est, più o meno. Ed il vento dell'est cantava una canzone. Sta scendendo? È il vento dell'est che mi soffia la pelle. Sì? Sta scendendo? Sì, si sta scendendo. Perfetto. C'è un tronchi in mezza strada. Il dolcetto? Lo scanocchio? Scusa, ma a quanto stai? A 3,82. Io ricordavo che... Ma scusa, ma che numero stai guardando? Perché io ricordo che era più o meno da queste parti. 3,72. E gli altri? 1000 e passa, 1000 non più 1000. Ah, ok. No, quello giusto. Ricordavo fosse da queste parti. Vabbè, allora, quindi non so neanche io dov'è, perfetto. Ora devo scappare che mi chiamano. Ciao DJ Sassi, grazie del salutino a stasera. A stasera, stasera 20:30, serie polacca, solo dei aiuto. Nomi. Adesso ti... Ho fatto una brutta fine. Robby? Au. Mi torna indietro un secondo? Ah vabbè, no, c'è Claudio, se torni indietro è la fine, già non gliela fanno azzù. Ma anche Nerus mi sa che potrebbe raddrizzarsi. Sì, c'è anche Nerussino, insomma ci sono d'amici dietro che possono... Vai, tiri. Dagli una botta, va. Michele, ho dei problemi, un attimino. A posto, grazie. Michelino, ho dei problemini, un attimino. Mamma mia, che cacchio di strada, stavo in mezzo al bosco. Ah Robby, mi sono dimenticato di dirti una cosa. Stai molto attento col modulo sismico, perché ti rende il camion molto instabile. Ciao, e i ribaltamenti laterali. Me ne sei accorto, ma leggermente Un pochino, giusto un po'. Intanto però tu non ti sei ribaltato, io sì, quindi capito. Io ho dei piccoli problemi sismici. Aspetta un secondo. Mi dai un attimo, Cla? Robby, oh. No, non è di... Non credo che sia di là. Mi sta a togliere tutti i chilometri, mi sta andando proprio... Ma non è di là, Robby, perché te lo dico, perché di lì un sacco di strade in più, inutile, una strada chiusa, inutile che vai di là. E tu dove andare? Da dove stiamo andando noi? Scendi, torna indietro. Io c'ho Nerus di... Ma guarda che raga, che la... Siete sicuri? Vai. Vabbè, mi fido di te. Io no, vai, prova, perché non so ancora di là. Io mi ricordo che non è, però prova, magari di là. Raga, qua mi va tutto ma indietro. Quanto stai, scusa? A 2,30. Perché lì la strada è quasi finita e mi sembra difficile che sia di là. Capito? Eccolo qua, 2,25, basta. È finita la strada, devi arrivare a zero. Allora torni indietro. Ti ho detto. Ma non vedo niente per far manovra. Robby, non devi solo azzerare il primo, ma devi azzerare anche gli altri due. Sì, vabbè, ma uno alla volta, non è che devono arrivare tutti a zero. Esatto, uno alla volta ne devi fare, poi devi fare gli altri due dopo. Scusate, ma mette tu fari pure dietro, pareva brutto? Come i trattori non le farmi. Non è una trebbia, Robby. Miseriaccia. È un camion. Tu hai visto per caso su strada i camion che hanno i fanali dietro? No, con l'Azov che non tira più. Ecco, buttando verso sud. Grazie di questa bella canzoncina, signor Matthew. Mamma mia, che difficoltà, che difficolzione. C'è una grande difficoltà qua. Ecchi me.
Facci strada. Che faccio strada? Insomma, anche io lo sto. Ok. Perfetto. E dovrei fare i dinei. Mamma mia. Che difficolzione. Cioè, c'è sto coso che comincia a fare. Perché sei a meno di 150 metri dalla destinazione. Lo sento! Lo sento! Devi arrivare a zero. Mamma mia! Mamma mia! Cioè, questa è una missione che di solito si fa benissimo da soli. Noi abbiamo quello che scansiona, un camion per il rifornimento, un altro per le riparazioni, uno scout per addrizzare. Ci rendiamo conto? Io so solo che qualsiasi direzione vado, ma aumenta. A quanto sei? A 61. Niente, devi trovare la direzione giusta, Robby. Non può aumentare all'infinito. In una direzione deve scendere per forza. Ti devi girare, che vuoi fare? Vorrei girarmi perché qua dove giro aumenta. Per me è verso Nerus. Sì, pure secondo me. No, perché ti sei sganciato? Ti aiutavo a girarti, scusa. Chi t'ha toccato? 48, avevo agganciato 50, 52, 54. Robby, dove sta Nerus? Dove sta Nerus? Alla mia destra, alla tua sinistra. Tutta a sinistra. Ma no, di là non aumenta. Non può aumentare. Aumenta in tutte le direzioni. Mi spieghi sì, com'è possibile sta roba? Non lo so. Quant'è adesso? Ok, sta diminuendo. Sta diminuendo. Chi l'avrebbe mai detto? Guarda. Bravo Nerus. Quando avvisami quando ti sparisce il numero. Quanto ce l'ho, ce l'ho. È sparito sì, il numero? Sì, sì. Premi il tasto funzione. Ok, bravissimo. Ah, okay. Tutti in autonomia, perfetto. Che ho fatto? Ha finito. Finito questa parte della missione. Oh. Ora devi trovare gli altri due. Bello, bello. Filippo Zeppieri, grazie del follow e benvenuto.